Sulla base delle esperienze del passato, mischiare i vaccini potrebbe essere una strategia da adottare, ma al momento i dati sono limitati. Sul mix di vaccini, l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, non prende posizione e annuncia che valuterà se fare una dichiarazione quando aumenteranno i dati a disposizione. E nel nostro paese non si placano le polemiche. In Lombardia è ripresa oggi la somministrazione delle seconde dosi, ma rispettando l'indicazione governativa, non con AstraZeneca per gli under 60, bensì con Pfizer o Moderna. Analoga scelta è stata fatta da altre regioni come Veneto e Campania. Nel Lazio, invece, a chi ha meno di 60 anni potrebbe bastare firmare il consenso informato per ricevere anche la seconda dose di AstraZeneca, e la Puglia ipotizza che a dire l'ultima parola sul siero da usare sia il medico vaccinatore. Intanto si guarda con apprensione alla variante Delta, la cui presenza con focolai in 7 regioni è raddoppiata nell'arco di un mese. Ma buone notizie arrivano da una ricerca dell'ospedale Niguarda di Milano, dove 3 mesi dopo la seconda dose del vaccino nessuno degli oltre 4.500 dipendenti si è ammalato. La seconda considerazione importante da fare, oltre alla protezione, è che se si considera la circolazione delle varianti, la variante inglese ormai è preponderante, ma abbiamo visto anche altre varianti, alfa, beta, delta, quella indiana, nonostante la circolazione di queste varianti, nessuno si è ammalato. Quindi questa è la dimostrazione indiretta che il vaccino protegge anche dalle varianti.